Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Dannazione perpetua per i tuoi peccati. No, non è possibile. Il vescovo ha garantito. Vieni, affronta l'eternità. Presto si uniranno a te coloro le cui vite hai rovinato, le cui anime hai dannato. Non lascerò che i miei peccati corrompano chi amo. Io mi redimerò. Mortale, tu sei mio. Affronta i tuoi peccati, Dante. Impossibile. Pietà! Il vescovo sostenne che la causa fosse santa. Ma di santo non aveva nulla. Dopo 3 anni di odio spietato, di cui quella guerra selvaggia si nutrì, desiderai il calore della mia devota Beatrice per poter redimere il passato, per ricominciare. No!
Gli dissi saresti venuto per me. Beatrice! Devo andare con lui, amore mio. Ho dato la mia parola. Capisco. La bestia mi ha di paura e il cuore compunto. Aiutami, che ella mi fa tremare le vene ai polsi. Su ciò che è sacro, giuro di rinunciare ai piaceri della carne. Fino al ritorno da questa nobile crociata. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Al nostro amore. Mercenari fiorentini, per aver portato la croce a reclamare la Terra Santa, il vostro immacolato padre vi assolve adesso da tutti i vostri peccati! Abbi pietà di me, chiunque tu sia. Una donna mi chiamò. Di comandar ciò che volea, la pregai. Beatrice! Io temo che il mio amico sia smarrito, disse ella. Aiutalo, Virgilio, così che possa venire da me. Io sono Beatrice. E quando sarò davanti al mio signore, tesserò le tue lodi. Poeta, ti prego, dammi la forza. La salverò da questo destino a qualsiasi costo. Scendiamo qua giù nel cieco mondo.
Lascia paura e codardia da parte. Noi siamo sulle scogliere da Cherutte. L'anime infelici van per questa tortuosa strada al varco di Caronte. Di Caronte attende color che Dio non temo. Ho condannato un uomo virtuoso alla croce? Lo Dio perdona! Su ciò che è sacro giuro di rinunciare ai piaceri della carne, fino al ritorno da questa nobile crociata. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Avresti dovuto essere onesto con questa dolce creatura. E invece sarò io a prendere il premio. Lasciala! Lei è innocente! Non per molto! Appartengo a lui ora. Puoi incolpare solo te stesso, crociato. Non meriti una fanciulla tanto fedele e tanto pia. La mia vita, l'anima per il suo ritorno! Tu, stolto, già nostre son quelle. Ora l'ultimo passaggio. Il morso di un serpente ti rapì. Il vostro immacolato padre ora vi assolve da tutti i vostri peccati! Può davvero assolvere i peccati senza confessione? Un vescovo mente? Promettimi che proteggerai Francesco. Proteggerò tuo fratello come fosse il mio. Sei silenzio! Padre mio, salvami! L'Eliseo è meraviglioso! Oh.
Do quel limbo stavvi remi nosse, giudice dei dannati. E per color che restano nel limbo, altri ali cerchi sotto son sentenziati. Qui soffrono color che non peccarono, ma che non ebber porta della fede che tu credi. Loro punizione è il paradiso negato. Infelici infanti, non furono battezzati. L'unica porta alla vera fede mai fu mostrata a quest'anime neonate. Il limbo non ha pietà di questi pargoli. In nomine Patris. Luogo stanno anime pagane e onorati nomi che ancor risuonano nella vita sopra. Anche senza paradiso, vivon distinti dal modo degli altri. Saladino, il curdo leggendario che reclamò la città santa, a cui anche il coraggioso cuor di leone non riuscì a strapparla. Le forze di Saladino sono in fuga. Dante, mi senti? Abbiamo la città! No, no, pietà! No, questa non è la mia sorte, no! Suicida! Doloroso ospizio. Colui che ama Beatrice, dimmi dove trovarla. Fiuto solo un traditore, un goloso, un omicida. Fiuta ancora. Come ti permetti di replicare al giudice dei morti? Riccardo vuole farci sorvegliare 3.000 prigionieri? Questo è il volere del re? Egli intende negoziare lo scambio dei prigionieri per la restituzione della vera croce. Negoziare? Con gli eretici? Potrei consolarti. Lascia andare mio fratello. Ho una donna a Firenze. Dante,
No! Fatti consolare. Ah, creatura vivente! Sì, graziosa e benigna! Oh, perfetta redenzione! Redimiti. Stai cercando qualcuno? Giudicata a questo cerchio semiramide, regina dell'Assiria, imperatrice dalle molte lingue. La passione dominò ella e il suo regno. Quale grande desiderio l'ha condotta al doloroso passo? Fu sì presa dalla scivia, che fece lecita a legge quella stessa lussuria per cui quest'ombre sono punite, e levar quindi il biasimo contro di lei. Sei astuto, ma non li raggiungerai mai in tempo. Tradito mio fratello. La vita è eterna. Amen. Beatrice, non farlo. Devo a causa tua. Non farei mai nulla per causarlo. Oh, tu hai causato tutto questo. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Guarda negli occhi la tua amata Dante. Guarda. Dante, guarda. Beatrice, cosa ho fatto? Non avevamo un accordo. Non sono un bruto. Guardie, lasciate costei e suo fratello. Hai infranto la promessa. Tu non hai idea di com'era. Ma lei ha idea di com'era. Gliel'ho mostrato. Beatrice, no. Non ho scelta.
così la ragazza ti ha lasciato per Lucifero. Gli errori sono miei! Lei non merita questo! Devo risistemare le cose! Lascia quella cagna, Dante! Quando questo losco affare sarà compiuto e la strada di casa riaperta per Lucifero, la sua parte in questa commedia sembrerà così piccola. Non capisco! Certo che non capisci. Hai appena consegnato le chiavi del regno. E per cosa? Il petto di una schiava? Maledetta! Troppo tardi ormai. E ora diamo a Lucifero il tempo necessario. Mia signora, lascialo a me. Come desideri, Antonio. Guarisci, mio amato. Amore mio, riecco la tua forza. No, Antonio! Dicevi che saremmo stati insieme per l'eternità. Antonio! Non doveva finire così. Avevamo un patto. Questo cerchio vedi la bella Elena, per cui tanti anni di guerra e sofferenza sono trascorsi. Per la dannosa colpa della gola, la pioggia e il fango fiaccan codeste anime tristi. Cos'è quella bestia laggiù? Cerbero il gran verbo. Come quel cane che abbaiando agogna e si quieta dopo aver morso il pasto, cotal si fecero le facce lorde dello demonio Cerbero, il cui ulular le anime scuote. Thank you.
non gettarlo via. Ciò che quest'ombre non poterono soddisfare in vita, in morte gli verrà negato per l'eternità. E possono essere liberate dal loro fato? Più non si destan, se non al suon delle angeliche trombe. Invi ciascun riprenderà il suo corpo e udirà ciò che in eterno rimbomba. Dante, che cosa fai? Chi ti ha fatto prete? Chi ti ha fatto prete? Tale padre e tale figlio, pensavi di non essere punito per i tuoi peccati? Sono stato alla crociata. Il vescovo ci aveva garantito il perdono dei peccati. E tu gli hai creduto? Hai veramente creduto a quei venditori di salvezza? E le anime perdute che abbiamo ucciso, dove sono? Anche loro lottavano per una causa sacra. Dove sono? Perché non le vedo dannate all'inferno? Perché questo non è il loro inferno, ma il tuo. Non sprecare lacrime, ragazza. Conoscendo mio figlio, sarà morto già da tempo. Come osi entrare in casa mia? Maledetto! Non ha fatto nulla! Fermalo! Osserva il massacro e la rovina della tua famiglia, della tua casa, del tuo stile di vita. Come ci si sente quando è il proprio turno? Non era mia sorella. Era mia moglie. Maledetto! Cos'altro puoi prendere da me? È una sfida. Cosa ancora? Sta a te scoprire cosa. Continua, Dante. Thank you.
Vedi, prendete tutto. Come sfamerò la mia famiglia? Non è un mio problema. Ospiti a cena. Nel crimine d'avarizia soffron quest'anime. Ieri ci guerci di mente che in vita spesero senza misura alcuna. E per contrasto, su codesti papi e cardinali, l'avarizia praticò i suoi eccessi. Sollievo a quest'anime stanche. Quale beffa viene fatta dell'inutile lotta al possesso che tanto breve la vita rende? Fortuna. Colui che fece i cieli nominò una guida che scambiasse i beni vani da un sangue all'altro. Chi è codesta signora Fortuna che i ben del mondo ha tra gli artigli? Il tuo saper comprenderla non può. Ella provvede, giudica e governa il suo reame. Necessità la fa essere veloce. Di essere un uomo migliore di tuo padre. Penso di essere fin troppo simile a mio padre. Lungi da me, codardo. Beatrice non se lo merita. Non me ne andrò senza di lei.
Allora scopriamo chi di noi due è il migliore. È tutto ciò che potevi offrirmi? Non sono responsabile dell'uomo che sei! E non sarò dannato come te! Vedi l'anime di coloro su cui prevalse l'ira. Al dolce tepor del sole, lor furon carchi d'odio. Or nella melma nera dell'orio stige, è lor volere non essere mai nati. Sdegnose, quanti che lassù si credono re rimangono qui come porci in pozze di fango, lasciando di sé orribili ricordi. Non prendete ancora le mie figlie. Figlie, salvatemi! Un'altra anima distrutta. Uccidere gli eretici! Siamo qui a reclamare la Terra Santa! Da quando gli eretici valgono la vita di un cristiano? Basta! I miei... Oh, non fare... Il Tempio dei Cieli... Magnifico! Amen. S'appresta la città di Dite e con essa i suoi dannati cittadini. Lo fuoco eterno che la avvampa tinge di vermiglio le moschee in questo basso inferno.
Perché Dante mi ha abbandonata? Quando hai preso quella ragazza, mi hai consegnata Lucifero. Ha scommesso l'anima che saresti stato fedele. La sua fede in te era molto toccante. Così ho pensato, è la ragazza per me. E devo tutto a te, amico mio. Ora, lascia scorrere il mio potere nella tua anima. Piegati alla nostra unione e insieme riconquisteremo il paradiso! Non farlo. La fedele ha perso la sua fede. L'incorruttibile è stata corrotta. La più innocente ha ceduto ai peccati dell'uomo. Come tutti prima di lei. Chi può negare i miei diritti ora? Muovemmo i piedi in la terra, sicuri appresso le parole sante, e osservammo tal fortezza. Io vidi ad ogni mano una distesa di duolo e di tormento, e tristi sepolcri accesi di fiamme sparse, roventi più di quanto possa renderli alcuna umana arte. E fuor ne uscivan sì duri e tristi lamenti, che ben parean strazi di miseri ed offesi.
Qui sono gli eresiarchi e i loro seguaci d'ogni culto e setta pagana, sepolti l'un con l'altro e arsi in fuoco eterno. La scomunica era una punizione troppo dura da sostenere. No, vi darò la mia. Soffri per i tuoi peccati. Oh, Adriax. Leusa. Da questa parte d'inferno, Epicuro e tutti i suoi seguaci che fa morire l'anima col corpo, l'ur cimitero hanno. Serenità, dolce serenità. La tua anima è libera. Perché furono imprigionate queste anime? Il primo cerchio è di violenti pieno. E poiché violenza si forza a tre persone, in tre gironi esso è distinto. Violenza verso il prossimo, verso se stessi e verso Dio. Morì soffocato dal mio stesso sangue. Piangetemi con il... Ignobile spettro. In violenza, ferite e morte sono inflitte al prossimo. Questo girone tormenta coloro che uccisero e saccheggiarono, e l'anime che ingiustamente colpiscono altri. Cos'è questo luogo? Torna indietro, come amico Dante ti avverto. Non sei freddo. Amico. Finora sono stato Si può essere violenti verso se stessi. E perciò in questo luogo, color che si privarono da soli della vita, or si pentono in vano.
gigante! Io ho le chiavi. Oh, lascia che il mio buon ricordo consoli, Sua Altezza. Sono sempre felice ai giorni del fine. Dante! Perché mi scerpi? Non hai pietà di... Madre... No... Quando no. Si parte l'anima feroce dal corpo, onde la stessa si è disvelta, Minos la manda al settimo cerchio. Quivi germoglia e surge in pianta silvestra. Nessun corpo, solo dolore. Che non è giusto che ogni anima possegga ciò com si toglie. Ma non dovresti essere qui, madre. Sei morta di febbre! Il suo cuore non ha retto alla febbre. Era troppo fragile. Padre, dispregiai per ser crudele. Ma debole ero fin troppo a disfidarlo. Così di mia stessa vita mi disfeci. E tu... Tu segui nei suoi passi. Perdonami. Mia è la colpa. Il cuore di proteggerti non ebbi. Potrai tu mai perdonarmi? Dovevo... Madre, perché ho perduto tutto? Taluni uomini cambiano, figlio. Altri diventano l'uomo che furono. L'uomo che anelano ad essere. Beatrice era tutto per me. Perché l'ho tradita? È troppo tardi per noi, figlio. Ma c'è ancora tempo per lei. Assolvimi. La mia anima appartieni a te. Devi salvare Beatrice. Lei è innocente. Violenza può essere fatta al divino, rinnegando egli nel cuore. Come l'uomo! Ho fatto ciò che... Brucia per l'eternità! Basta! 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 No! Non sta a noi decidere la sorte di queste anime! Quali anime? Noi combattiamo per questo! Non sono come noi! Lottate con me, crociati! Versate il sangue dei pagani! Non è un'infamia! Le loro anime sono già perdute! Infernale.
Francesco! Fratello mio! Tu mi hai fatto questo! No, aspetta, ascoltami! Non meriti di essere il servo di mia sorella! Figuriamoci il suo signore! Ora paga per ciò che hai fatto! Francesco, no! Noi agivamo nel nome di Dio. Perché ci ha abbandonati? Nel nome di Dio? L'omicidio porta solo il nome dell'assassino. Salva te stesso, fratello. Usa saggiamente la mia anima. Beatrice, sorella. Luogo è in inferno, detto male volge. Selvaggi! Affrontatemi! Beatrice, sei tu! Tardunoquo. Mia amata, sono venuto a te, come promesso. Io non voglio vederti soffrire, ma non mi lasci molta scelta. Io non sono ciò che pensi. Non può esserci un rivale, è Lucifero che lo vieta. Tu non devi obbedirgli. Torna da me. Osserva i 10 cerchi della frode e del tradimento. Di chi ha infranto il vincolo di fiducia ed amore. Qui essi saranno per sempre puniti. Malacoda! Mostra all'ospite il luogo del suo riposo eterno. Dalla visione di queste anime sfortunate. Ecco, ruffiani e seduttori. Queste anime sotto, immerse nello sterco, soffrono per essere stati lusingatori. È questa la tua patente, scusa. Combatti, antico amante. Sotto stanno i papi simoniaci, i falsi uomini del clero cui tu obbedisti così ciecamente. No, serve. Non la mia.
falsi profeti avessero saputo prevedere il tuo futuro. Pensavi che sarei con te. Oscuri segreti, accordi con loro. La ribollente torma dei politici, tra i peggiori bugiardi. Con gli ipocriti, Dante. Ecco la sesta volgia. Quello che privata di ogni cosa. Eternamente avvinghiati a servi. È qua giù che soffrono i ladri. Cosa hai promesso? Hai solo perpetuato il ciclo. Resta qui e cerca compagnia tra i consiglieri fraudolenti. Hey! I peggiori impostori, quelli che seminano discordia tra chi accorda loro fiducia. Falsa parvenza di uomo. Sotto stanno i falsari, piaga della società. Pensi che le forze sarebbero state sufficienti a impressionare? Yeah!
Beatrice. Basta. Ho affrontato tutti i miei peccati e posso riportarti a casa. I tuoi peccati? Io non credo. Guarda, nel nono cerchio dell'inferno. Guarda, nell'oscuro gelido reame dei traditori. Dio dei cieli! Chi è responsabile di questo? Proteggi mia sorella. Ne sono responsabile. A morte. Quando il nobile Saladino saprà di questa atrocità, gli scatenerà le forze dell'inferno. Beatrice, io ti difenderò. Hai condannato a morte mio fratello per il tuo crimine. Quale risposta a questo tradimento? Nessuna. Abbandono questo viaggio. Il mio posto è qui all'inferno. Il tuo è in paradiso. Io sono addolorato per ciò che ho fatto. Possa tu perdonarmi. La mia croce. Beatrice. Ben fatto, Dante. E anche se non lo comprendi ora, hai salvato ben più di quest'anima innocente. Perché il tuo ruolo nella battaglia in corso è più importante di quanto tu immagini. Non riesco a capire. La tua redenzione è vicina. Aspetta! Sono arrivato fin qui! La devo salvare! Fidati, la rivedrai ancora. Spronati innanzi, Dante! L'ultimo cerchio è vicino. Che città è questa che sorge innanzi? Poiché da troppo vaghi nelle tenebre, dall'immaginazione ti fai sviare. Quando sarai più in basso, vedrai bene quanto il senso si inganna di lontano. Sappi che non son torri, ma giganti. Tradito l'amore e la fiducia che fe natura, al centro dell'universo, sul trono del diavolo in persona, ogni traditor eternamente si consuma. Cosa genera questo vento gelido? Ecco, infine dite, l'imperador dello doloroso regno. Ed ecco il luogo dove conviene armarti di fortezza. Spettro! Sì!
l'eternità per l'emancipazione! Tentato e molti mi hanno deluso. Il coraggioso Ulisse, Alessandro il Grande, Attila, Lancillotto. Solo tu possedevi un'anima tanto nera da liberarmi. Liberare Beatrice, non te! Pensavi davvero fosse solo per la ragazza? Lei era l'esca! La sua anima è libera ora. Restiamo solo tu e io! Vieni a me, crociato! Vieni a compiere il tuo destino! Maledetto! Osi attaccare me! Tu! Che hai fatto cose peggiori di me! Io ero al fianco degli angeli! Ero per la ragione e la giustizia! E poi egli si creò la sua immagine. Voi, creazione imperfetta. E io mi sarei dovuto inchinare a voi. Grazie infinite per aver infranto le catene di Giudecca. Folle, osserva la tua rovina e assisti alla mia fuga nel regno del Purgatorio e del Paradiso! Libero Arbitrio! Sono sovrano dell'ultima tomba e della... Ricordate la guerra nei cieli! Ricordate la ribellione! Saremo tutti testimoni della fine dell'universo! I caduti del paradiso risorgeranno! C'è solo un ultimo, piccolo dettaglio cui vorrei renderti partecipe. Essere. Sei morto, Dante. Non puoi andartene. Nessun'anima può lasciare questo luogo. È proibito da lui.
Sono così stanco di te. Reclamerò il posto che mi spetta di diritto in paradiso. La mia strada sarà lastricata dei peccati dell'uomo. E i tuoi, Dante, faranno da fondamenta al mio ritorno. E ciò che è buono sparirà dall'universo per sempre! Non ancora. Ho raccolto molte anime in questo viaggio. Anime che ho liberato dall'inferno e che insieme hanno ora il potere di liberarmi. Padre, madre, fratelli, assolvetemi! Questo potere, Dante, lo possiamo usare insieme! Tu e io, amico, pensa a cosa possiamo ottenere! Preferisco di no. Dante, posso riunirti alla tua Beatrice? Insieme domineremo i tre regni dell'oltretomba! Non succederà mai. Dante. Io non morì e non rimasi vivo.